Se sei vittima di un caso di malasanità, hai 10 anni di tempo per reclamare quello che ti spetta. Con Obiettivo Risarcimento puoi far sentire la tua voce. Chiamaci. Uno staff di esperti, avvocati e medici legali sarà a tua disposizione a zero anticipi e zero rischi. Obiettivo Risarcimento. Alziamo la voce. Amici di Vicenza Più, grandi appassionati della pallavolo in rosa, benvenuti al Pallabruel di Bassano da Nicola Dalle Molle per la finale della Palladium Cup, seconda edizione, edizione 2013, quadrangolare che si è tenuto nel fine settimana di sabato 5 ottobre e domenica 7 ottobre tra Vicenza e appunto Bassano, sede delle finali. Si fronteggiano oggi per la finale, per il primo e secondo posto, le vice campionesse d'Italia dell'Imoco Volley Conegliano contro il Pomì Casalmaggiore, formazione neopromossa dalla Serie A2, che ieri a sorpresa ha eliminato le campionesse d'Italia di Piacenza, mentre il Moco Conegliano, che ha superato senza grandi difficoltà la nuova formazione della Ujo Modena per 3-0 con parziali di 23-25, 20-25, 20-25, mentre il Pomì Casalmaggiore ha superato Piacenza con i parziali di 25-15, 24-26, 24-26 e 20-25. Una cavalcata trionfale, quella delle cremonesi, che dopo un avvio difficile si sono riprese alla grande, hanno messo alle corde la formazione campione d'Italia e per la seconda volta in questa pre-season hanno battuto appunto le piacentine per 3-1. Partita che si è giocata, l'altra amichevole si era giocata 3 settimane fa circa e aveva visto vincere ancora il Casalmaggiore 3-1, quindi sta diventando qualcosa più di un caso forse questa vittoria di Casalmaggiore su Piacenza, che deve far riflettere un po' in casa Piacenza appunto coach Caprara, che deve prendere forse qualche misura. E intanto si va a presentare gli ufficiali di gara. Primo arbitro è Padovan, mentre a destra vedete il secondo arbitro, il vicentino Lorenzin. Saranno loro a dirigere questa finale della Palladium Cup, seconda edizione. Nella magnifica cornice del Pallabruel di Bassano. E dovrebbe essere giunto ormai il momento di presentare le due formazioni. Si parte con lo starting six di Pomì Casalmaggiore. Entra con il numero 1 Lucia Bacchi, con il numero 8 Florencia Aguilir, con il numero 9 Beatrice Agrifoglio, con il numero 11 Tina Lipiser, con il numero 13 Valentina Zago, con il numero 15 Giovanna Stevanovic e con il numero 5 il libero Imma Siressi. L'anno scorso a Chieri in A1. E ora è il momento della presentazione dell'Imoco Volley Conegliano, che entra in campo con il numero 3 la sua stella Carly Lloyd, il numero 13 Raffaella Calloni, la capitana, il numero 14 l'opposto Emilia Nicolova, con il numero 16 Cristina Barcellini, con il numero 17 Valentina Tirozzi, con il numero 18
Jenny Barazza e con il numero 10, il libero, Monica De Gennaro. Questi quindi gli starting six delle due formazioni. Appunto è tutto pronto per iniziare questa finale della Palladium Cup. Iniziano a farsi sentire i tifosi giunti da Conegliano a sostenere la propria squadra, che quest'anno nutre grandi ambizioni dopo aver raggiunto la semifinale, la finale scudetto l'anno scorso ed essere arrivata al secondo posto, arrendendosi davanti solo a Piacenza. C'è da osservare prima però un minuto di silenzio per appunto ricordare i morti della strage di Lampedusa. Questo minuto di silenzio, doveroso minuto di silenzio. E dopo il doveroso applauso si è pronti a iniziare con Conegliano al servizio. Sarà appunto, saranno le vice campionesse a iniziare questa Palladium Cup. C'è subito la palla salvata dalla difesa dell'Imoco e poi arriva il punto Casalmaggiore con il suo numero 13, Valentina Zago. 1-0 Casalmaggiore. Al servizio con il numero 8 è Aguirra, adesso in battuta. Salto float per lei, palla che è scialato. Entra allora Jenny Barazza con Stevanovic in battuta. Rincorsa lunga per lei, salta float anche lei. Altro errore, ricambia l'errore di Casalmaggiore. 2-1. Allora è Valentina Zago che va al servizio. Farsi sentire i tifosi di Conegliano. Zago al servizio, salto float anche per lei. La palla di Lloyd per Barazza. Arriva il primo punto su azione per il Moco Conegliano. Va Lloyd in battuta, attacca dalla seconda linea, ci prova Valentina Zago, palla fuori. 3-2 per l'Imoco. Sempre la palleggiatrice Carly Lloyd, anche lei salto float, battuta insidiosa, trova lei Lloyd. 4-2. Buon
sempre Caligioi dell'anno scorso alla Yamaha in Busto Arsizio, grande colpo di Moco Volli Coneia, palleggiatrice statunitense, salto float ancora per lei, ancora in difficoltà. La ricezione del Pomica Salmaggiore, arriva il punto anche di Emilia Nicolova, che ha vita facile su questa appunto ricezione sbagliata. 5-2 Conegliano. Lloyd al servizio, lunga questa volta, sempre in difficoltà la ricezione di Casalmaggiore, attacca Bacchi, poi la palla provata ancora Bacchi, gran difesa di Monica De Gennaro, deve mandare di là la palla però Conegliano, si prova la fast, ancora De Gennaro a coprir bene, Lloyd prova ad andare da Nicolova, arriva il punto a muro di della formazione appunto di Beltrami, che ora se ne va al servizio con Lucia Bacchi, salta flotta anche lei, Lloyd a smistare la palla là dove c'è Nicolova, battuta Conegliano, eccezione sempre con qualche difficoltà per Casalmaggiore, De Gennaro ad alzare questa palla, difesa facile da Casalmaggiore, brutta la palla qui che arriva, intanto è Casalmaggiore, sempre un scambio prolungato con le cremonesi che difendono bene, e arriva il gran punto di Nicolova, mancina che non perdona al posto di Conegliano, palla in campo. Più 5 Imoco, quindi con l'ace, con l'ace appunto che è arrivato da Valentina Tirozzi a dare indicazioni, Marco Gaspari alle sue, comunque un buon inizio. Buon inizio di gara appunto per le vice campionesse d'Italia, che vogliono mettere subito le cose in chiaro, però ricordiamo che anche ieri Casalmaggiore è partita con qualche difficoltà, poi però ha trovato appunto il bandolo della matassa e ha portato a casa la vittoria contro Piacenza. Lloyd a smistare la banda, prova ad attaccare e trova il punto Lipiser, di 8-4, sono 4 le lunghezze, ricordiamo comunque che su appunto quest'anno non ci sono più i timeout tecnici all'8 e al 16, ma un timeout tecnico unico al 12. Arriva adesso la gran palla. Si ma barazza il servizio. Ricezione di Casalmaggiore e poi la brutta difesa di Barazza, non è suo mestiere. Punto numero 5 per Casalmaggiore.
Lloyd, la gran palla in veloce primo tempo servita a Raffaella Calloni. Il servizio Conegliano ci prova la veloce, prosegue questa fase di perfetto equilibrio con il continuo cambio palla. Arriva il punto numero 6 capitana Casalmaggiore, anche per Casalmaggiore. Arriva l'errore per una battuta e quindi se ne va Barcellini in battuta, palla che esce, ieri per lei ben 4 ace. Rientra in prima linea Stevanovic mentre va in battuta Aguirre. Salto flot per lei, De Gennaro, si va da Lloyd che vuole ancora una volta il suo centrale e Calloni non perdona e se ne va ora in battuta. Si arriva appunto al time out tecnico. Come ricorda lo speaker, unico timeout tecnico questa, da quest'anno, non più 2 all'8 e al 16, ma un timeout tecnico unico di 60 secondi al 12° punto. E intanto coach Beltrami che prova a spiegare le sue come sistemare appunto le mani a muro per cercare di limitare l'attacco di Conegliano. Bassano, dove Bassano? Dove sono le mani Bassano? Dove si rientra in campo. Aspettando il fischio, si può rientrare in campo. Accogliamo con un grande applauso nuovamente queste due contendenti in questo primo set. Ed è Calloni ancora in battuta. Sempre lunga rincorsa per lei. Salto flot. Sì, cerca Stevanovic. Arriva il punto in primo tempo per lei. Esce Calloni, rientra quindi De Gennaro. Ed è Valentina Zago al servizio. Lloyd da smistare, brutta la difesa proprio di Valentina Zago. Arriva il 13° punto per Conegliano e Lloyd in battuta. La fast cercata ancora con Stevanovic, palla che esce. 14° punto il Moco. 14-8. Ancora Carli Lloyd in battuta. Salto flot. La ricezione. Brutta la palla di Agrifoglio, pesta la linea Zago, altro time out su 15-8 per Casalmaggiore che non riesce a partire bene, iniziare bene la gara, poi magari anche destinata a migliorare durante il corso del match, però comunque è un inizio difficile per le ragazze di Beltrami che comunque pagano sempre un po' di inesperienza.
sono solo praticamente tre le giocatrici che hanno giocato in Serie A 1 l'anno scorso, ovvero il libero Siressi, l'Ipiser che dopo aver iniziato la stagione a Baku è arrivata a Forlì Bologna, e Grazietti non in campo, che giocava a Chieri insieme a Siressi. E allora è sempre Carly Lloyd in battuta. Battuta di Carly Lloyd, la ricezione di Siressi, poi Agrifoglio che smista, difende bene Conegliano che poi trova un gran punto con Valentina Tirozzi e arriva al punto numero 16 per Conegliano, più 8, ancora Lloyd in battuta, ancora salto float, Siressi male la ricezione, si va dal capitano Lucia Bacchi che trova il nono punto per la sua squadra dopo un momento di grande difficoltà. Proprio Lucia Bacchi al servizio. De Gennaro, Lloyd, si va ancora da da Tirozzi che però appunto si trova il muro di Casalmaggiore ed è quindi il decimo punto per Casalmaggiore. Bacchi batte corto, non ne approfitta l'Ipiser e poi arriva il punto di Nicolova che non perdona, 17-10. Tirozzi in battuta, solo rete per lei, undicesimo punto Casalmaggiore e Stevanovic ad andare ora in battuta al servizio. Jump float e brutta la ricezione qui di Barcellini, regala l'attacco a Casalmaggiore, buono il muro di Conegliano, Bacchi, De Gennaro ad alzare per Nicolova che non sbaglia e arriva il 18° punto per Conegliano. Jenny Barazza al servizio, batte lungo, mette in difficoltà Siressi, ricezione sui 3 metri, ci prova Zago, Barazza sbaglia tutto perché la palla passa al di là della stina, arriva quindi il punto per Casalmaggiore. Intanto entra Olivotto e lascia il posto a Ghirre, cambio quindi al centro in prima linea, la palleggiatrice Beatrice Agrifoglio al servizio, palla lunghissima, sbaglia completamente il servizio, regala il 19° punto a Conegliano. Conegliano che se ne va adesso al servizio, altro errore. Tredicesimo punto per Casalmaggiore, sempre più 6 per Conegliano. La ricezione di De Gennaro, Lloyd a smistare, prova la pipe di Tirozzi e che pesta però la linea e quindi arriva il 14° punto per Casalmaggiore, che prova a riavvicinarsi
Intanto è lì Pisser, sempre lei in battuta. De Gennaro, Lloyd cerca la fast. Di Galloni. Se ne va Barcellini in, al servizio. E riesce a passare Valentina Zago, che trova le mani del muro. E Olivotto adesso al servizio. De Gennaro, Lloyd si cerca ancora una volta Di Rozzi. Arriva al punto 21 per Conegliano ed è Calloni a non dare al servizio. Capitana, jump plot anche per lei. Palla per Stevanovic, che trova con l'aiuto del muro il punto. Valentina Zago in battuta con il più 5 Imoco, 21-16. Zago batte forte, Lloyd si va da Nicolova, la gran difesa di Siressi. Lloyd ancora a smistare su Nicolova, ma si prende il muro. Non passa il muro di Bacchi e di Stevanovic, muro che sale altissimo e ferma. E arriva il 17° punto per Casalmaggiore, con Valentina Zago ancora al servizio. Jump float, ace per Valentina Zago, 21-18. E Marco Gaspari si vede costretto a chiamare subito time out, perché Casalmaggiore sta rientrando. Sono solo 3 le lunghezze di vantaggio e Conegliano non deve farsi sfuggire questo primo set. Noi siamo sul 21-18. Conegliano che si è trovato sopra anche di 8 punti sul 16-8, e poi è lentamente iniziata la rimonta di Casalmaggiore, che appunto adesso è riuscito a portarsi fino al meno 3. Si è pronti a rientrare in campo, sempre Valentina Zago al servizio. Casalmaggiore è lì, pronta a riacciuffare il set, e a metà sembrava già nelle mani di Conegliano. Allora ancora Valentina Zago, ancora ace, secondo ace consecutivo per Zago, secondo errore di valutazione della linea di ricezione di Conegliano. 21-19. Ancora Valentina Zago, ed è ancora ace, incredibile, 3 ace consecutivi per Valentina Zago, ed è 21-20. Pazzesco, Valentina Zago, non ci crede neanche coach Beltrami. 21-20, Valentina Zago, 3 ace, tutti e 3 uguali, tutti e 3 di precisione. Questa volta Gennaro riceve, ma la palla va di là. Si va allora da Bacchi, che trova il money out, 21 pari. Pazzesco, pazzesco, è rientrata in partita Casalmaggiore, 21 pari, e chiama di nuovo time out Marco Gaspari, perché le sue hanno sprecato tutto. E Casalmaggiore è rientrata. Sicuramente sembra di essere a parti invertite, con Conegliano in questo momento a recitare la parte della matricola della neopromossa e Casalmaggiore della squadra esperta, rodata invece. Conegliano che l'anno scorso è arrivato in finale di
finale scudetto, ed è Casalmaggiore invece che arriva dalla Serie A2, ed è Valentina Zago dopo 3 ace che hanno portato in partita Casalmaggiore. Ancora lei imbattuta, De Gennaro per gli Oid, si va a cercare la gran palla di Tirozzi. Valentina Tirozzi trova il 22esimo punto per le sue, ed è Barcellini era Lloyd in battuta e arriva l'errore, 22 pari. Lucia Bacchi in battuta. Lucia Bacchi. Lucia Bacchi, De Gennaro riceve Lloyd, si va da Nicolova. Gran palla quella di Nicolova che trova il 23esimo punto per Conegliano. Non può far nulla Valentina Zago per tenere in difesa la Nicolova. Allora è Tirozzi al servizio. Palla corta. La difesa di De Gennaro. Lloyd si cerca la pipe di Tirozzi e non riesce Lipisek a controllare la palla. Arriva il 24esimo punto per Conegliano e prima palla set per Valentina Tirozzi. Il servizio, prova a forzare la palla con l'aiuto al nastro, passa a Grifoglio, va a smistare per Lipisek. Lloyd non era semplice, Barcellini ha dovuto solo appoggiare di là, e poi la palla out di Bacchi e termina il primo set 25-22 al termine di questo primo set della Palladium Cup. Si è pronti a ritornare in campo per questo secondo set dopo appunto la vittoria emozionante di Conegliano sofferta nel primo set con Casalmaggiore che era rientrata in campo dopo essere rientrata in partita dopo essere stata sotto anche di 8 lunghezze. Si è arrivati fino al 22 pari e poi ha avuto la meglio l'esperienza dell'Imoco e ha portato a casa il set 25-22. Quarto posto con il Rebecchi, le campionesse d'Italia, che l'hanno ascoltata solo alla quinto set. È tutto pronto. Intanto lo speaker ricorda come Piacenza abbia battuto Modena 73 break 3-2 per le campionesse d'Italia, in battuta a Casalmaggiore. È Lipisek in battuta per Casalmaggiore. Batte Flot, mette in difficoltà la ricezione di Conegliano che però poi se la cava molto molto bene. Trovando il punto dell'1-0. In battuta Raffaella Calloni. Arriva il punto anche di Casalmaggiore. 1-1. Lloyd, gran punto di seconda, si prende qualche sfizio la palleggiatrice statunitense e trova il punto del 2-1 per Conegliano e se ne va anche in battuta Carly Lloyd.
prova Bacchi a giocare con le mani del muro, palla respinta al mittente, muro formato da Nicolova e Baranza, 3-1 con Ediano, difficile passare con questo muro. Ancora Carli Ioed in battuta, Siressi, squadra Grifoglio che trova un gran punto di Valentina Zago, 3-2. Colpisce forte da posto 2 Valentina Zago, che ora va in battuta. Salto float per lei. In difficoltà la ricezione di Conegliano, alza Barazza e poi arriva però il muro di Stevanovic. E allora pari 3 con Valentina Zago ancora in battuta. Ancora jump float per lei. Ancora in difficoltà la ricezione di Conegliano, prova a risolvere Nicolova. E poi a gran difesa di Lloyd e in qualche modo manda di là la palla Conegliano, e poi il gran tocco intelligente di Stevanovic che appoggia la palla di là da una fase non troppo felice, 3-4 per Pomi, casa il maggiore. Ancora Valentina Zago al servizio, jump float. Ancora a cercare Valentina Tirozzi, questa volta però la ricezione è precisa e Lloyd può servire Barazza per i 4 pari. Arriva l'attacco dalla seconda linea di Valentina Zago che trova le mani del muro, ma muro out, ed è il quinto punto Casalmaggiore che va in battuta con Lucia Bacchi. Vantaggio quindi Casalmaggiore, Lucia Bacchi al servizio, jump float anche per lei. De Gennaro, Lloyd, si va da Jenny Barazza, 5 pari. Va Jenny Barazza adesso al servizio. Sbaglia Barazza, regala il sesto punto a Casalmaggiore, 5-6. Rientra Aguirre con Stevanovic al servizio. Jump float anche per lei, la ricezione di Barcellini, la palla arriva proprio a lei, deve staccare distante dalla rete, dalla linea dei 3 metri, però trova il punto, 6 pari. Imprecisa qui la difesa di Casalmaggiore. E c'è Nicolova al servizio. Bacchi a Grifoglio, si va sempre da Zago, mano pesante quella di Valentina Zago che dalla seconda linea trova il settimo punto per Casalmaggiore, 6-7. Continua l'equilibrio in campo, a Grifoglio in battuta De Gennaro, si va da Lloyd, cerca in seconda linea Nicolova, gran difesa di Bacchi, poi Siressi, c'è l'appoggio, Barazza vuole il primo tempo, si va però da Barcellini che gioca con le mani in muro, mani out, 7 pari. Ben giocata qui da Barcellini, brava anche Barazza che nonostante abbia rubato la palla al suo libero ha consentito un buon appoggio per Lloyd. Va Barcellini in battuta, Bacchi a Grifoglio, si cerca Zago, mano veramente pesantissima la sua, macina punti Valentina Zago e trova il nuovo vantaggio per Casalmaggiore, 7-8.
è Lipisar in battuta. De Gennaro Lloyd si va da Tirozzi, gran difesa di Serassi. Poi Agrifoglia a cercare ancora Zago, questa volta viene difesa. Bruttissima palla da parte di Nicolova, che trova comunque il punto dell'8 pari. Non ci contava molto nemmeno lei. Conta il servizio Calloni. Si va ancora da Zago, ancora mani out, e arriva il 9° punto per Pomì Casalmaggiore. E Nicolò, scusate, arriva l'errore. Adesso Lipisar, scusate, Lloyd al servizio. Bacchi in ricezione, Agrifoglio si va da Zago, che continua a non perdonare, e trova il 10-9. Valentina Zago. Lloyd ha una mano a cercare il primo tempo di Barazza. Arriva il primo break di questo secondo set per Casalmaggiore. 9-11. Ancora Valentina Zago al servizio. De Gennaro, Lloyd, smista per Nicolova. Gran punto per la bulgara. 11-10. Vista dentro del primo arbitro, 10-11. Va al servizio Conegliano con Tirozzi, che però pesta la linea, ed è quindi 10-12. E 10-12, Pomì Casalmaggiore si va al time out tecnico con Gaspari, che prova a spiegare alle sue gli errori che stanno commettendo, che stanno permettendo a Casalmaggiore di essere avanti di due lunghezze dopo un primo set sofferto ma portato a casa dalle vice campionesse d'Italia. a 12 quindi per Casalmaggiore, che ha trovato in Valentina Zago il suo terminale d'attacco preferito. Non sbaglia un colpo la schiacciatrice veneta, e Gasperi probabilmente starà spiegando come limitare l'impatto appunto di Valentina Zago. In battuta Pomì Casalmaggiore con Lucia Bacchi. Bacchi si va da Barcellini, gran punto, gran diagonale di Barcellini. Trova l'11° punto per l'Imoco Volley Conegliano. Jenny Barazza al servizio. Agrifoglio va da Zago e arriva al punto di Calloni. Questa volta Zago non passa ed è 12 pari contro break Conegliano. E continua la situazione di parità altalenante. Ancora Jenny Barazza al servizio, Siressi, Agrifoglio va a cercare Lipisar, mani out, 13° punto
per Casal Maggiore, punto della capitana con Stevanovic al servizio. Salto float, riceve Barcellini, Lloyd apre proprio per la sua banda, mani out, sfruttando un muro non ben posizionato di Aguirre. Arriva il 13° punto per Conegliano, a dissipare. Nicolova al servizio. Gianflot lunghissimo, Bacchi a Grifoglio, la difesa ma non passa la palla di Lipisev secondo l'arbitro, e quindi quarto tocco di Casal Maggiore contro Breck Conegliano, 14-13. C'è un cambio, entra Marta Bekis per Carly Lloyd, cambio quindi in regia. Arriva il time out di Beltrami. Momento positivo per Rimoco Beltrami, quindi abbiamo avuto cambio in regia per Rimoco Volley Conegliano con Marta Bakis che è entrata al posto di Carly Lloyd. Ricordiamo Lloyd comunque è arrivata da pochi giorni, è tornata pochi giorni qui in Italia, per cui la forma fisica della palleggiatrice statunitense e l'intesa con la nuova squadra sicuramente non è al massimo, però in ogni caso ha fatto vedere delle cose pregevoli anche questa sera Carly Lloyd, e sicuramente se Marta Bakis giocherà come ieri, Marta Becchi scusate, giocherà come ieri, non deluderà le aspettative. Nicolova al servizio, ancora Gianflot, Siressi a Grifoglio e Lipisser questa volta trova il varco, 14 pali. Ed è Beatrice Grifoglio, palleggiatore al servizio. Gianflot si va a cercare. Si va a cercare Barazza, ma arriva il muro. Il nuovo vantaggio di Casal Maggiore, 14-15. Ancora a cercare la fast, questa volta vincente. Va al servizio Barcellini. Prova a forzare, col nastro passa, poi la palla che arriva agli Pisser, ma viene rispedita al mittente. Barcellini ancora in battuta, questa volta trova la rete, non è fortunata. 16° punto anche per Casal Maggiore, che va al servizio con Lipisser. Gennaro, Bekis va a cercare Valentina Tirozzi, che gioca ancora con le mani del muro, 17-16 per Rimoco Volley Conegliano. Raffaella Calloni al servizio. Con Conegliano avanti di 1. Calloni si va a cercare la veloce, poi Bekis, la palla che arriva a Tirozzi, Siressi la tiene, Zago si deve mandare di là, può ricostruire Conegliano, attacca Nicolova dalla seconda linea, gran difesa di Casal Maggiore, poi Bacchi, palla che arriva a Bekis, si cerca la seconda linea di
Barcellini, Agrifoglio a smistare per Lipisser all'incanto, 17 pari. Bellissimo scambio tra le due squadre. Le 17 pari. E Aguirre al servizio. Riceve Barcellini, si va a cercare Tirozzi, in qualche modo passa, difende però Casalmaggiore, poi Lucia Bacchi trova la palla vincente, 18° punto per Casalmaggiore che torna in vantaggio. E ancora Aguirre al servizio, secondo set combattutissimo. Aguirre, Bekis va a cercare Nikolova, gran pallonetto da parte della bulgara, 18 pari, a sfruttare anche comunque le carenze tecniche difensive di un centrale in seconda linea. Al servizio Bekis, Bacchi a ricezione, Agrifoglio, la palla è proprio per lei, onda il muro, non si accorge Jenny Barazza che la palla è sopra di lei, e arriva il 19° punto per Casalmaggiore, 19-18. Valentina Zago al servizio, e arriva il time out per Limoco Volley con Pomì avanti 19-18 in questo secondo set, dopo che Conegliano si era aggiudicata il primo parziale. Si rientra in campo con Valentina Zago al servizio. De Gennaro, l'errore, non riesce a salvare la palla Marta Bekis, e arriva il break di Casalmaggiore, 20-18. Valentina Zago al servizio. Questa volta è molto buona di Monica De Gennaro. Lloyd decide di servire Jenny Barazza, che trova il 19° punto, un bel primo tempo. Valentina Tirozzi al servizio, prova a forzare. Agrifoglio decide di andare da Stevanovic. Bekis qui viene fischiato il fallo a Bekis, probabilmente Bekis è andato a prendere la palla al di là del nastro e quindi non si era avvisato l'infrazione di tetto alla giocatrice di Casalmaggiore, ma appunto invasione a Marta Bekis. E allora c'è Lucia Bacchi al servizio per il 21-19, e qui Bekis questa volta viene fischiato infrazione di tetto a Stevanovic, con Bekis che aveva tenuto una gran palla ad una mano. Stevanovic è venuta a prenderla al di qua della rete e quindi è infrazione di tetto. Si sono scambiati i favori il centro spalleggiatore. 21-20. Agrifoglio va a cercare Lipisser, cade la palla con Tirozzi che non ci arriva, 22-20 per Casalmaggiore. Cambio Casalmaggiore, pronta ad entrare di nuovo Olivotto, questa volta al posto di Stevanovic, scusate, al posto di Aguirre, con Stevanovic in battuta, più 2 per Casalmaggiore, Stevanovic in battuta. Jump float, c'è De Gennaro, si va da Bekis, va a cercare una grandissima gran palla di Nikolova, 21-22, gran diagonale, resta sempre un punto da recuperare. Nikolova al servizio,
Trova Lens, trova Lens, Emilia Nikolova, 22 pari, e chiama giustamente time out coach Beltrami. Altro grandissimo set e gran finale sicuramente, 22-22 con Mika Delmaggiore che in questo set ha dimostrato di riuscire a stare anche davanti spesso a Limoco Volley Conegliano rispetto al set precedente in cui comunque aveva effettuato una gran rimonta. E ora invece è Conegliano che ha recuperato lo svantaggio e può andare a cercare di vincere anche questo secondo set. Pronti per questo finale di set? Nikolova al servizio. Palla che cade, ma chi la tiene anche a Grifoglio, poi si va da Zago, la difesa di Gennaro, si va a cercare Tirozzi, poi in qualche modo ci prova Conegliano, un po' di confusione, Bechis va a cercare Barcellini, passa, ma la difesa da parte di Casalmaggiore, ancora di Gennaro, prova a cercare ancora Barcellini e trova il punto del vantaggio Conegliano. Gran palla di Barcellini dopo le grandi difese di Siressi e di tutta Casalmaggiore. Ancora Nikolova al servizio, più uno Conegliano. Emilia Nikolova, la ricezione di Lipis, era in difficoltà Grifoglio, va da Zago, gran palla di Valentina Zago, 23 pari. Gran palla di Valentina Zago dalla seconda linea. E c'è Agrifoglio al servizio. Va ad attaccare Barcellini. Arriva però il muro di Olivotto. 24-23 per Casalmaggiore, che ha ribaltato il finale di questo set dopo essere stata sotto 23-22. Altro timeout chiamato giustamente da coach Gaspari questa volta. Si tratta di un trofeo, si tratta comunque di un amichevole, i time out sono indispensabili per sistemare, limare le varie sottigliezze della propria squadra. 24-23 poi Casalmaggiore sui Moco Bolli Conegliani in questo secondo set. Prima palla set nelle mani di Beatrice Grifoglio. Se la palla che prova la fast Conegliano, attacca in qualche modo Casalmaggiore, si va da Bechis, va a cercare Tirozzi, la palla passa, 24 pari. E Barcellini al servizio. Sbaglia tutto Barcellini, 25-24 per Comi Casalmaggiore. Lipis al servizio, 25-24. Barcellini, Bechis va a cercare Tirozzi, gran difesa di Conegliano, poi De Gennaro manda di là in qualche modo. E arriva però il grande attacco di Lucia Bacchi, che
che trova il 26-24 e l'1-1 in questa partita. Grandissima partita, 1-1 tra le due formazioni. Finisce così il secondo set, noi ci ritroviamo dopo la pausa per il terzo set. Si torna in campo per il terzo set dopo un avvincente secondo set conquistato sul fil di rasoio dalla Pomica Salmaggiore per 26-24, primo set invece vinto da Limoco Volley Conegliano con il punteggio di 25-22. Si torna quindi in campo. È tutto pronto. Palla per Conegliano. Pronto per la battuta. Valentina Tirozzi. Aspetta il fischio dell'arbitro. Arriva ora Valentina Tirozzi. Passa Siressi in difficoltà. Poi attacca in qualche modo Casalmaggiore. Poi De Gennaro a cercare Nicolova. Si va da Lucia Bacchi. Becchis. Arriva l'invasione di Casalmaggiore ed è il primo punto per Limoco Volley Conegliano. Ancora il servizio Valentina Tirozzi. Parte forte Tirozzi a Grifoglio a servire. Sempre per Valentina Zago, ancora money out, primo punto per Casalmaggiore, 1-1. Va il servizio Olivotto, la ricezione in difficoltà di Tirozzi, poi ci prova
Nicolova fastidia il Pomicasalmaggiore, arriva il secondo punto per Mocovolli Conegliano, adesso al servizio Raffaella Calloni, ancora in difficoltà la ricezione della Pomi, arriva però la gran diagonale di Lucia Bacchi che trova il secondo punto per Casalmaggiore. Al servizio adesso Valentina Zago. Salto flot, la ricezione di Barcellini, palla che tocca a terra, non basta il tuffo di Jenny Barazza, ace per Valentina Zago che va di nuovo al servizio, sempre salto float molto insidioso, palla che viene ricevuta di nuovo male da Conegliano e Lucia Bacchi non sbaglia, trova il quarto punto per Casalmaggiore su una ricezione pessima di Conegliano, ottima però la battuta di Valentina Zago che sta mettendo davvero alle corde di Mocovolli Conegliano in fase di ricezione e questa volta De Gennaro battezza bene la palla fuori, 3-4. Ed è Nicolova al servizio. Voglio a smistare una brutta fast gestita in qualche modo da Casalmaggiore, poi Grifoglio per Zago, free ball, si va da Bechis, brutta palla anche quella di Bechis, poi Barazza cerca di chiudere i conti, resiste Casalmaggiore e arriva il punto di Barcellini, 4 pari. Tirozzi a servizio, brutta ricezione di Lucia Bacchi, ace per Tirozzi, 5-4 Conegliano, situazione ribaltata. Ancora Conegliano a servizio. Prova Stevanovic, la fast vincente, 5 pari. Situazione di assoluto equilibrio, con le squadre a rispondersi colpo su colpo, Lucia Bacchi al servizio. La ricezione di Barcellini, con Becchi sa cercare Nicolova. C'è la difesa di Casalmaggiore, poi Bechis, gran palla per Barcellini e buca la difesa di Casalmaggiore, trova il sesto punto Conegliano. Barcellini se ne va al servizio, palla sulla rete, regala il sesto punto a Casalmaggiore. Stevanovic al servizio, palla che sfila a lato, settimo punto Conegliano al servizio. Calloni, rischia l'ace e lo trova, trova l'ace Raffaella Calloni,
8-6, break Conegliano. Ancora Calloni al servizio. Ricezione di Bacchi a Grifoglio, va a cercare l'Ipiser, pasticcia male qui Bekis nel tentativo di difesa e manda fuori i giri il recupero della compagna. 7-8 a Grifoglio al servizio. Rischia l'ace a Grifoglio, poi free ball di Barazza, erroraccio in appoggio. 9-7, ferma il gioco. Ed è il 9-7 per Conegliano. Inizio molto confusionario per le due squadre, molti errori da una parte e dall'altra. Si sta combattendo comunque alla grande per aggiudicarsi questa palla di un cup, che appunto, ripetiamo, si tratta di un amichevole, di una serie di amichevoli, però vista la qualità delle squadre in gioco in questi due giorni assume un significato piuttosto importante. Bekis al servizio, prova lei. 10-7. Marta Bekis sembra in servizio, più 3 per il Moco Volley Conegliano. L'Ipiser a ricevere, palla che arriva, lei grande recupero difensivo di De Gennaro e poi ci prova Nicolova, grande difesa ancora di De Gennaro e poi si va da Barcellini e spara lungo, non trova il tocco delle mani del muro. Punto numero 8 per Casalmaggiore, che ora va al servizio con l'Ipiser. Tina l'Ipiser al servizio, riceve Barcellini. Bekis vuole Valentina Tirozzi che sfonda il muro. 11° punto per Conegliano. Intanto sta per entrare Valentina Fiorin, le lascia il posto Cristina Barcellini. Valentina Tirozzi che se ne va in battuta. Valentina Tirozzi salta, prova a forzare, passa Grifoglio, va da Zago, in qualche modo passa la palla, poi De Gennaro ad alzare e a cercare Nicolova. Arriva però il muro di Casalmaggiore, non occulto. Ed è Olivotto al servizio per Casalmaggiore. De Gennaro sbaglia la difesa, vita facile, Stevanovic. Scusate, sbaglia la ricezione, volevo dire. Ed è Stevanovic che va a segnare il 10° punto per Casalmaggiore, che torna a un solo lunghezza di distacco. Ancora Olivotto al servizio. De Gennaro, Bekis va a cercare Nicolova. È una garanzia l'opposto bulgaro. 12-10, time out tecnico.
quindi dall'inizio della partita un paio di cambi per Conegliano, che ha inserito Marta Bekis al posto di Carly Lloyd e ha inserito Valentina Fiorin al posto di Cristina Barcellini, mentre Pomi Casalmaggiore ha mandato in campo Rossella Olivotto al posto di Florencia Aguirre. Non un grande turnover, non una grande rotazione per i due allenatori, che dimostrano quanto siano intenzionati a voler portare a casa questo trofeo. Si riparte dal 12-10 in Moco Volley Conegliano. Jenny Barazza al servizio, palla in rete, 12-11, altro punto regalato a Casalmaggiore. Valentina Zago al servizio. E trova l'ace Valentina Zago, ringrazia per il punto regalato da Jenny Barazza e va poi a trovare l'ace del 12 pari. Valentina Zago. Ancora in difficoltà la ricezione di Conegliano. Zago manda di là l'ipiser e arriva il punto, volevamo palla fuori quindi Casalmaggiore, arriva il punto invece di Calloni. 13. Beh, Valentina Fiori. Scusate, Nicolò va al servizio. Grifoglio a smistare per Stevanovic, palla out, non va la pasta di Stevanovic, altro break Conegliano 14-12. Nicolova al servizio ancora. Sezione di Pisser, arriva lì a Bacchi e poi Zago. Palla out, vola a 3 Conegliano 15-12. Time out chiesto da coach Beltrami. Questo è un momento di difficoltà delle sue giocatrici e vuole rimediare a questi errori prima che Conegliano scappi via e diventi irraggiungibile. Parziale aperto di 3-0 per il Moco Volley. Il campionato che ricordo sarà tra 15 giorni, quindi fra due settimane lo spettacolo del campionato italiano di pallavolo Serie A1 tornerà ad animare i campi dei palazzetti d'Italia. Pronti a rientrare in campo. L'ultima apparizione sul più 3 per il Moco Volley Conegliano in questa finale della Palladium Cup 2013. Nicolova al servizio, ancora lei. Palla out questa volta. Servizio troppo lungo, sfugge via il pallone dalle mani di Nicolova e arriva al punto numero 13 per Pomi Casalmaggiore. Lucia Bacchi al servizio. Bekis va da Raffaella Calloni, è buona la sua pasta, 16° punto, volley Conegliano, che ora va al servizio con Valentina Fiorin. Salto float anche per lei.
gran punto questo di Pisset in scioltezza. 14° punto Casal Maggiore. Stevanovic al servizio per il Casal Maggiore. De Gennaro, Bekis va a cercare Fiorin, una palla troppo morbida, murata facilmente da Olivotto. 16-15, torna sotto Casal Maggiore. Ancora Stevanovic al servizio. Palla in rete, 17° punto in Moco Volley Conegliano. Torna in campo Gianni Barazza, va al servizio Calloni. Ciabacchi a ricevere con gran fast di Olivotto. 16° punto per Casal Maggiore, che resta aggrappata lì a una sola lunghezza di distanza, e se ne va al servizio Beatrice Agrifoglio, palleggiatore. Fiorini a ricevere, Bekis a smistare per Jenny Barazza, palla che termina out, non era il massimo delle alzate queste, e Gianni Barazza non rimedia all'errore della sua palleggiatrice. Fiorin sempre, Bekis va a cercare Nicolova e arriva il punto di Pomi Casal Maggiore, che mette a segno un contro break di 3-0 e si porta in vantaggio. È un continuo scambio delle parti. Adesso è Pomi Casal Maggiore a condurre su il Moco Volley Conegliano, 18-17. Speriamo a breve di avere una serie 1, per il momento c'è una 2 a Schio, quindi questo può essere dare la possibilità al pubblico di Vicenza di riassaporare la serie 1. Si sta per tornare in campo dopo questo time out chiesto da coach Gaspari. 17-18 in favore di del Pomi Casal Maggiore. Palla campagnola di Schio, quindi esordio stagionale in Serie 2 in casa. Quindi ci vediamo tutti. Intanto si ricorda l'appuntamento il 20 ottobre con l'obiettivo risarcimento, che debutterà in Serie 2 al Palla campagnola di Schio. Intanto torniamo alla partita. Difficoltà per Conegliano, De Gennaro tiene su in qualche modo e poi gran palla di Nicolova e arriva il gran muro di Valentina Tirozzi e Jenny Barazza. 18 pari. Marta Bekis al servizio. 18 pari. Prova la veloce Olivotto, si va allora da Zago, mani sicure le sue, arriva il 19° punto per Pomi Casal Maggiore. Più uno. Ed è Lipiser al servizio. Fiorin si va a cercare Nicolova, arriva l'invasione a muro. 19 pari. Tirozzi, battuta. Forza il servizio Valentina Tirozzi che trova l'ace. 20-19. Per Conegliano che torna in vantaggio.
ancora Tirozzi a forzare il servizio. Stavolta Siressi tiene, si va da Zago, Tirozzi, buono l'appoggio per Bekis, Fiorini, in qualche modo la palla cade. 21esimo punto in poco palla di Conegliano, più 2 per le Venete. Ancora Tirozzi al servizio. L'arbitro forza ancora Valentina Tirozzi e effettivamente aveva pestato la linea, si era alzata, si è alzata male la palla Valentina Tirozzi ed è 20esimo punto per Casalmaggiore. Olivotto in battuta. Bekis va a cercare Fiorin, gran palla, gran difesa di Olivotto, si va poi da Lucia Bacchi, free ball, si va a cercare ancora Nicolova, 22 punti, 22esimo punto per Mocobolli Conegliano, che va al servizio con Jenny Barazza. Buono il suo servizio, mette in difficoltà la ricezione di Casalmaggiore. Lucio Bacchi prova a limitare i danni, non ce la fa. 23esimo punto di Moco Volley Conegliano. Jenny Barazza al servizio. Buono anche questo servizio, in difficoltà la ricezione di Lucio Bacchi. La palla poi arriva a lei. Bekis va a cercare Fiorin, Zago ad alzare ancora per Bacchi, che trova il buco nella difesa di Conegliano e si fa perdonare i due errori precedenti. Valentina Zago ora al servizio, ragazza degli Ace, ha messo in grande difficoltà prima la ricezione degli Moco Volley. Questa volta tiene Calloni col primo tempo che finisce però a lato. 23-22. Ancora Valentina Zago in battuta. Era riuscita a ricevere bene questa volta di Moco Volley Conegliano, però spracca tutto Raffaella Calloni. Zago. Palla che tocca il nastro, passa, arriva a Bekis che alza la pipe per Tirozzi, ancora Zago a difendere, si va da Lucia Bacchi, sbaglia tutto qui De Gennaro, la difesa, si cerca Stevanovic che con un po' di fortuna trova il 23esimo punto ed è parità. Time out chiesto da coach Marco Gasperi. Non è riuscita lì la difesa di Marta Bekis, era in traiettoria però la palla le è scappata dalle mani, non è riuscita a smorzare il colpo. È arrivato quindi il 23esimo punto per Comi Casalmaggiore, che adesso sogna, dopo essere stato sotto di 3, sogna di poter portare a casa anche questo secondo set e portarsi quindi in vantaggio sui Moco Volley Conegliano. Ed è ancora lei, ancora Valentina Zago al servizio sul 23 pari. Ace di Valentina Zago ed è 24esimo punto. 24esimo punto per Casalmaggiore. E ora rischia di Moco Volley Conegliano. Prima palla set.
è nelle mani sempre di Valentina Zago. De Gennaro con qualche difficoltà, Bekis a cercare Nikolova, Zago non tiene la diagonale, 24 pali, si andrà ai vantaggi. Ed è Nikolova al servizio. Aspetta che c'è dell'arbitro la guida. Santo Flot, palla in rete, 25esimo punto per Pumilka Samaggiore, che ha a disposizione un'altra palla set, la seconda nelle mani di Lucia Bacchi. Questa contesa è passare in avvantaggio nel conto del set 25-20. Vediamo se forzerà o si limiterà Gianflot. Lucia Bacchi, Fiorin, Becchi si trona da Fiorin, gran diagonale, gran difesa di Lipisser, con Bacchi ad alzare proprio per Lipisser che trova una grandissima parallela ed è 26-24. Pumilka Samaggiore porta a casa il secondo set a sorpresa, è 2-1 Pumilka Samaggiore su Limoco Volley Conegliano, situazione quindi di 2-1, 25-22 primo set per Conegliano, 20 e appunto la vittoria in questo set come nel precedente per Pumilka Samaggiore, 26-24, 2-1, e la neopromossa sta mettendo alle corde, dopo aver vinto 3-1 contro Piacenza, sta mettendo alle corde anche le vice campionesse d'Italia di Limoco Volley Conegliano. Torna in campo qui al Palabrue di Bassano con Limoco Volley Conegliano, costretto a inseguire sulla neopromossa Pumilka Samaggiore in vantaggio per 2-7-1. Ricordiamo i parziali 25-22 per Limoco e poi 26-24, 26-24 per Casalmaggiore. E allora si è pronti a ripartire con Capitan Lipisser in battuta. Ma proviamo a seguire le gesta di questa atleta. Tutto pronto. Subito Bekis a cercare Nikolova. Gran palla salvata da De Gennaro, si va da Fiorin, gran parallela, palla che però tocca l'asticella, palla fuori e quindi 1-0 per Pumilka Samaggiore. E sempre Tina Lipisser in vantaggio, Casalmaggiore riparte da dove aveva finito. De Gennaro, Bekis a cercare Nikolova, la diagonale questa volta la palla che non è dentro ma c'è un'invasione a muro, quindi 1-1, il punto non è di Nikolova, comunque 1-1, c'è di Barazza al servizio. Errore di Lipisser, vita facile Raffaella Calloni, 2-1 Conegliano. Jenny Barazza. Ancora lei al servizio, ancora su Lipisser. Agrifoglio si va da Zago, quindi Jenny Barazza, Bekis a cercare Fiorin, la copertura di Bacchi e evidentissimo l'infrazione di tetto commessa da Calloni, palla troppo invitante per lei, si è fatta ingolosire ma è infrazione, 2-2 il servizio Olivotto. Scesa di Fiorin, Bekis ancora da Fiorin, arriva il muro, tiene Fiorin ma non basta, 3-2 Pumilka Samaggiore che torna in vantaggio.
ed è ancora Rossella Olivotto, centrale di Trento, al servizio. Battute su Tirozzi, si va da Fiorin, sbaglia, palla fuori, 4-2 Casalmaggiore. Pekis forse farebbe meglio a cambiare un po', a smistare qualche pallone al centro o all'opposto, perché Fiorin sembra in difficoltà. Buona ancora la battuta di Olivotto, Calloni la tiene su, però poi finisce con l'invadere sotto rete. 5-2 per Pumi Casalmaggiore, momento di grossa difficoltà per l'Imoco Volley Conegliano, e coach Gaspari chiama time out perché vede le sue ragazze in grande confusione e Pumi Casalmaggiore rischia di scappare via. Non c'è più tempo per gli errori. Bisogna partire col sistemare bene la fase, la ricezione, e poi da lì un po' tutto viene da sé. Vediamo comunque se coach Gaspari riconferma le 6 del in campo o se effettuerà qualche cambio. Più 3 Pomi Casalmaggiore in questo quarto set, che potrebbe anche essere decisivo in caso di vittoria di Casalmaggiore. Sempre Olivotto al servizio. Bekis ancora da Fiorin, assoluta fiducia per la banda di Venezia, e arriva il terzo punto per Conegliano. Va ora al servizio Nicolova. Da Lipiser arriva l'attacco di Lucia Bacchi, ma spara out. Quarto punto per Conegliano, che torna a meno uno da Casalmaggiore. Ancora Nicolova al servizio. Prova la veloce che va Stevanovic. Sesto punto per Pumi Casalmaggiore, che va al servizio con Valentina Zago, sicuramente la migliore delle sue questa sera. 20 Zago, jump float, ace sulla De Gennaro. 7-4, continua a macinare punti Valentina Zago da qualsiasi parte del campo, dalla prima linea, dalla seconda e anche oltre i 9 metri. Valentina Zago ancora manda in difficoltà Tirozzi, si salva Fiorin, poi palla mandata di là in qualche modo, si resti e ci prova Grifoglio di seconda, poi Bekis a servire Nicolova, gran palla Emilia Nicolova. Quinto punto in Moco Volley Conegliano. Fiorin al servizio. Palla corta, trova l'ace su Siressi, gran palla sui 3 metri di Valentina Fiorin, non ci arriva Siressi in tuffo, palla che cade all'ultimo, tra l'altro all'incrocio delle righe. Palla veramente molto molto bella questa battuta di Valentina Fiorin, che riporta Conegliano sotto di 1, 6-7. Dopo aver pulito il campo si può ripartire, dall'ok l'arbitro. Ancora Fiorin al servizio. Ancora battuta corta, questa volta troppo, palla in rete, 6-8. E Lucia Bacchi al servizio.
fare incrementare il vantaggio di Pomicca San Maggiore, che ora vede veramente vicina la possibile vittoria della palla di un capo. Fiorini va da settimo punto in servizio Calloni. Calloni, Calloni stessa al servizio. Palla lunga, Siressi controlla, la vede uscire. 7-9, Stevanovic al servizio. Pasticcia ancora in fase di ricezione Conegliano. Ancora Stevanovic al servizio. 10-7 Pomicca San Maggiore. Palla in rete, sbaglia il servizio Stevanovic. 10-8 Marta Bechis al servizio. Palla lunga, mette in difficoltà Bacchi, Siressi alza in bagger, si va da Lipiser, poi c'è Tiroz, Bechis per Fiori, gioca con le mani del muro, non ci arriva Siressi, nono punto, poco volley Conegliano. 9-10, ancora Marta Bechis al servizio. Gran palla di Bechis. Barazza ad alzare per Nicolova, ci prova poi Lipiser con il pallonetto, fa buona copertura Bacchi, si va da Zago, seconda linea. Palla dentro, secondo il signor Padovan. Undicesimo punto per Casalmaggiore, che se ne va in battuta con il palleggiatore Beatrice Agrifoglio. Fiori, Bechis, palla per Barazza, che la aggiusta come può, c'era il raddoppio a muro su di lei. Pallonetto sui 3 metri e palla che cade per il decimo punto. Mimoco, Valentina Tirozzi al servizio. Eccezione di Bacchi, a Grifoglio a cercare ogni volta, che ne viene la difesa di Conegliano, che trova poi il pareggio con Nicolova. 11 pari. Chiama time out coach Beltrami. Le sue ragazze si sono fatte scappare il vantaggio accumulato nella prima parte, nella primissima parte di questo quarto set, ed è sempre un problema quando si fa rientrare appunto una squadra pericolosa come Conegliano. Quando finisce il time out si torna in campo. Tirozzi, Siressi c'è, Agrifoglio a smistare per Lipiser, che trova il punto del 12-11 Casalmaggiore, ed è anche il momento del time out tecnico. Ricordiamo ancora una volta, quest'anno solo un time out tecnico in Serie A, a sostituzione dei precedenti due all'8 al 16, quest'anno solo un time out tecnico al 12° punto, che è stato raggiunto da Pomicca San Maggiore, che conduce anche questo quarto set. Però Conegliano è lì, pronta a riprendere le cremonesi e a far suo questo quarto set, per poi cercare di imporsi al tie break. Non restano altre soluzioni per la squadra di Marco Gaspari. Come
di Casalmaggiore già pronta a rientrare in campo. Ultime indicazioni invece per il Mocavolli Conegliano. In ogni caso, gran bella finale questa di questo quadrangolare che ha portato quattro squadre di grande caratura a Vicenza, dove la pallavolo della massima serie manca ormai da troppi anni. Lipisar al servizio, al rientro dal timeout tecnico. Sfrutta il nastro, Fiorin fa buona guardia, Barazza non riesce a essere vincente, Bacchi palla morbida anche la sua, si va da Tirozzi e Lipisar, poi Tirozzi tiene bene, si va da Jenny Barazza, si resti, gran difesa, Zago, free ball, De Gennaro, Bekis, Nikolova, ancora si resti, non ci arriva Lipisar a tenere. 12 pari, gran scambio, gran difese da parte di Siressi. C'è bisogno di pulire il campo. E c'è Jenny Barazza al servizio. Essere tutto pronto, provveduta la pulizia in campo, c'è in imbarazza su Lipisar, Grifoglio per Bacchi, buona la difesa di Barazza, poi Bekis però non alza una gran palla per Fiorini, allora free ball è per Casalmaggiore con Zago, money out, 13-12, rientra Stevanovic. Olivotto al servizio, su De Gennaro, Bekis a cercare la fast di Calloni, 13° punto per Conegliano. Al servizio Nikolova. Flot sempre su Lipis, era anello debole della ricezione di Casalmaggiore, ci prova Bacchi, tiene bene la difesa di Conegliano, poi Fiorin, quindi si resti ad alzare per Zago, gran pallonetto, ma c'è De Gennaro e poi Zago, palla facile sulle sue mani, non sbaglia, 14-13, scusate, Valentino Zago se ne va al turno di battuta. Sempre più uno con il Casalmaggiore. Nessuna delle due squadre riesce a dare una svolta a questa partita. Sbaglia Zago, 14 pari. Ancora parità. È Fiorina ad andare in battuta, sì. Un Tirozzi che passa in prima linea. Fiorin, buona sua battuta, Grifoglio a cercare Stevanovic, Bekis tiene, Fiorin alza, prova Tirozzi, gran colpo di Valentina Tirozzi, ed è il vantaggio dell'Imoco, gran colpo questo di Valentina Tirozzi, palla assolutamente non facile, arrivava da dietro, muro a due, in qualche modo è riuscita a farla passare, a trovare il punto del vantaggio di Conegliano. Fiorina al servizio su Siressi, arriva Grifoglio, Bacchi salva Fiorin, si va da Calloni, palla out, però forse c'è un tocco, c'è un tocco ed è 16° punto in moto con Conegliano, e allora questa volta è Beltrami a chiamare time out, perché ora è Conegliano che prova a scappar via dopo questo break di 3-0. E più 2 il Moco Volley Conegliano. Con un biglietto rischiate di vederne 2 tie break.
sicuramente gran finale. Dopo il tie break tra Modena e Piacenza si rischia un altro 3-2 anche in questa finalissima per aggiudicarsi la Palladium Cup 2013. Fiorin, Agrifoglio a cercare l'Ipiser, punto Casal Maggiore, 15 Casal Maggiore, 16 Conegliano, Bacchi a servizio su Fiorin, beh, chissà, cercare Tirozzi, si prende il muro ed è 16 pari. Ha fatto sicuramente bene il time out chiesto da coach Beltrami, perché le sue ragazze sono subito rientrate in partita e hanno ritrovato il pareggio. Lucia Bacchi al servizio, Calloni vuole la fast, si va da Tirozzi che trova un gran lungo linea per il 17° punto. In moco volley Conegliano, al servizio la capitana Raffaella Calloni, sempre in corsa lunghissima per lei. Bacchi, Grifoglio, si va da Lipiser che non sbaglia, 17 pari, partita infinita. Stevanovic al servizio, riceve Fiorin, Becchi sa spistare proprio per Fiorin, nastro l'aiuta e la palla cade in mezzo al campo di Pomin Casal Maggiore, 18-17. E Marta Bekis al servizio. Agrifoglio a cercare Olivotto. Muro un po' troppo staccato da rete. In qualche modo la palla passa ed è 18 pari. Al servizio Beatrice Agrifoglio. De Gennaro non perfetta la sua ricezione, free ball Casal Maggiore, Agrifoglio a cercare Zago, brutta palla questa di Agrifoglio per Zago, costretto ad appoggiare, ma lì ci sono le mani del muro di Conegliano che trova il 19° punto. Al servizio ora Valentina Tirozzi, prova a forzare la battuta, nastro 19° punto. Casal Maggiore continua il tiro e molle tra le due squadre ed è Lipiser al servizio. Gran giocata questa da parte di Jenny Barazza, 20° punto. Ed è Jenny Barazza al servizio. Ancora su Lipis, sempre in difficoltà. Agrifoglio, Bacchi, salva in qualche modo Barazza, ma la palla finisce là dove c'è Valentina Zago che non sbaglia mai questi colpi. 20 pari, Olivotto al servizio. Tirozzi, Bekis, primo tempo di Calloni, in qualche modo tiene la difesa di Casal Maggiore, poi gran palla di Fiorin per il 21° punto di Conegliano, aveva difeso Bekis, ha dovuto alzare Calloni,
palla indietro per Fiorin che non sbaglia, Nicolò va al servizio, più uno Conegliano. Nicolova a Grifoglio per Bacchi, Lulo smorza l'attacco, si va a Calloni, palla che si ferma tra il piede e il polso di Siressi, 22esimo punto, il moco volley Conegliano, ancora Nicolova al servizio. Zago, gran lungolinea, non può far nulla De Gennaro, 22-21 e se ne va in battuta Valentina Zago. De Gennaro, Bechis a cercare ancora Calloni che colpisce in faccia Siressi, chiede anche scusa, 23-21. C'è un cambio perché entra Kaufeld ed esce Bechis ad alzare il muro, la scelta di alzare il muro quindi di Marco Gaspari. Fiorin prova Zago che passa, 22esimo punto Casalmaggiore, esce di nuovo Kaufeld, rientra Marta Bechis perché ora c'è da costruire il gioco e c'è in battuta Lucia Bacchi per Pomì Casalmaggiore, 23-22 in moco volley Conegliano. L'errore in ricezione di Fiorin e arriva però il muro su Lipiser, 24esimo punto, moco volley Conegliano, due palle set per le venete e sono nelle mani di Calloni, la prima è nelle mani di Calloni, la capitana, flot su Libiser, si cerca Zago, la gran difesa, palla in campo, Grifoglio va a servire Stevanovic che trova una diagonale sui 3 metri che spiazza tutta la difesa di Conegliano e trova il punto del 23-24, ancora una palla a 7 per l'Imoco Volley Conegliano, Stevanovic alla battuta. Flot passa, in qualche modo la tengono su sull'errore di Tirozzi e sue compagne. Grifoglio va a cercare Lipiser, il tocco a muro, Bechis si va da Fiorin, palla in campo ed è 25-23 per Conegliano, sarà tie break e una finale spettacolare. Due squadre che hanno dato gran spettacolo e non poteva finire in modo diverso se non al tie break. E siamo pronti a seguire anche questo tie break. Pomì Casalmaggiore, il moco volley Conegliano sono sul 2-2 nel set decisivo. Sta per iniziare il set decisivo che assegnerà la Palladium Cup 2013 alla battuta Casalmaggiore. De Gennaro, Bechis si va da Fiorin, palla in campo, 1-0 in moco. Barazza il servizio, vediamo adesso chi avrà i nervi più saldi e chi sarà nella forma fisica migliore per portare a casa questo tie break. Si va da Bacchi, non tiene imbarazzo in difesa, 1-1.
sembra che sarà una sfida all'ultimo punto anche questo tie break. Due squadre che non hanno risparmiato i colpi e hanno dato via a una sfida meravigliosa. Olivotto al servizio. De Gennaro, Bekis va a cercare Fiorin, pallonetto, copre bene Stevanovic, poi Bacchi alza per Zago, va a buon muro Conegliano, poi ci prova Calloni, poi Nicolo, Nicolo trova il punto del 2-1 di Moco. Ed è proprio Nicolova che se ne va al servizio dopo aver chiuso un'azione un po' confusa. Servizio di Nicolova, palla che si spegne sulla rete, 2-2. Valentina Zago al servizio, rischia l'ace Valentina Zago, mette in gran difficoltà la ricezione dell'Imoco, poi Bekis va a cercare Nicolova, il muro viene fischiata, invasione probabilmente, 3-2 Imoco. Punto, quindi Moco 3-2, recita il tabellone in questo quinto set con Vale Fiorina. C'è Fiorina al servizio con Conegliano avanti di 1. Sarà sempre su Lipis, era Grifoglio, Zago, Murata, tiene Bacchi, ancora Grifoglio per Bacchi, bravissima De Gennaro, poi non chiude Stevanovic Tirozzi a tenersi questa palla, ci prova Lipiser, tocca il muro, Bekis a costruire per Nicolova, il muro, ancora palla giocabile, si fa da Grifoglio, quindi Bacchi che prova il pallonetto, si torna da Tirozzi, gran diagonale, difende bene con difende bene Casalmaggiore e poi Zago spara fuori, ma c'è il tocco di Calloni che ammette anche il tocco a muro. Raffaella Calloni, capitano del Moco Volley, ma a chiedere formazione di Pisser dopo questo scambio prolungato. Capita spesso che le giocatrici non si ricordino più la posizione dove erano di partenza, ed è Lucia Bacchi ad andare al servizio. Situazione ancora di parità, 3-3. Lucia Bacchi, Fiorin, Bekis a cercare Tirozzi, ancora una diagonale vincente per lei, 4-3. Calloni al servizio, palla a scendere, Bacchi riceve bene, si va da Lipiser, tiene il muro di Conegliano, poi a cercare Nicolova, attacco strepitoso della Bulgara, 5-3. Ha tenuto bene qui la difesa di Conegliano, soprattutto la fase a muro, ha sporcato la palla, ricostruzione dell'azione e Nicolova a trovare il punto del 5-3, ancora Calloni al servizio. Servizio osceno di Calloni, si spegne sotto metà rete, 5-4, Stevanovic al servizio. Altro errore, il cambio in favore, Stevanovic, 6-4 Conegliano, Marta Bekis al servizio.
Nuovo che prova a tenere stretto questo esile vantaggio. Bacchi si va da Olivotto, che mette però la palla nelle mani di Tirozzi, trova il 7-4. Ora c'è time out con Conegliano avanti di 3 punti, 7-4. Una partita comunque veramente bellissima in cui le due squadre hanno dimostrato questa sera di equivalersi, e soprattutto Casal Maggiore ha dimostrato che probabilmente, pur essendo una neopromossa, non reciterà il ruolo della novellina, della matricola in questo campionato di Serie 1 che prenderà il via il 20 ottobre. Casa Maggiore pronta a vendere cara la pelle contro tutte le squadre. Bechis al servizio. Bacchi si va da Grifoglio, Lipi, Sermurata, si resti a Grifoglio, Zago, spara out, 8-4. Cambio campo. È il giro di boa. Conegliano è avanti di 4. Ma non è ancora finita, perché sappiamo come Pomì sia una squadra che non molla mai. E Conegliano dovrà ancora giocare alla grande per portarsi a casa questo quinto set e la partita e la finale e il titolo. La palla di un cup, ancora Marta Banks al servizio. Si resti senza difficoltà, Grifoglio, Zago, tocca il muro. Si va da Fiorin, ci sembrava, stranamente da quella posizione però. Bechis, Tirozzi, money out, 9-4. Aumenta il proprio vantaggio Conegliano, time out richiesta da coach Beltrami, e sembra che ormai Casal Maggiore però non ne abbia più, si è un po' spenta anche Zago, che è stata il terminale offensivo preferito della Pomì Casal Maggiore questa sera. Da lei a tenere in piedi la squadra, brave tutte, però i punti importanti sono arrivati da lei e ora sembra pagare un po' di stanchezza, sembra aver finito il carburante. Ci vediamo dopo 9-4 allora per Limoco, sempre Bechis al servizio. Si resti a Grifoglio a cercare l'Ipis e il muro di Conegliano, 11-4. Scusate, 10-4, non 10-4 più 6. Cambio. Entrata, se non abbiamo visto male, Grazietti. Non vende al posto di Lipis. Bechis pronta al servizio. No, Lipis c'è in campo. Tirozzi tiene il muro, siamo ancora da Bechis, ancora palla sul muro, si resti a cercare proprio Grazietti, tiene ancora il muro di Conegliano e trova poi il punto con Tirozzi, 11-4. E qui probabilmente Casal Maggiore
sventola la bandiera bianca, si arrende alla maggiore cattiva tecnica dell'evento in questo momento. Beckis ancora, e gran salvataggio di De Gennaro. Poi free ball, ancora si va a cercare Olivotto, tiene ancora il muro di Conegliano, non tiene la difesa di Casalmaggiore, palla fuori, un po' di sfortuna anche qui per le cremonesi. 12-4, stanno per scorrere i titoli di coda su questa finale, con Conegliano che ha dovuto sudare le famose 7 camicie per portare a casa questo tie break. Tirozzi tiene l'Ipiser, l'appoggio, free ball, Becchi, Tirozzi, muro a zero, gran difesa di Casalmaggiore e il punto arriva però con Jenny Barazza. 13° punto per Limoco. Altri cambi, girandola di cambi per altro cambio quindi per Casalmaggiore, con Beckis ancora al servizio. Tiene bene la difesa di Conegliano, De Gennaro, ancora buona difesa di Zago, poi ci prova Tirozzi, un po' troppa forse sufficienza, l'Ipiser, De Gennaro, Nicolova alza questa gran palla per Valentina Fiorini. 14° punto, 10 palle match per Conegliano, che sta per chiudere questo tie break e questa finale della Palladium Cup. Prova a attaccare Zago, palla out, finisce, no, palla toccata. Palla toccata, allora si continua. 14-5, stavano già festeggiando le giocatrici di Conegliano. 5-14. Restano in corsa ancora le cremonesi. Beckis vuole l'attacco in veloce, si va da Zago, doppio. No, viene fischiata a portata, insomma era un po' tutto questo. 14-6, ancora una palla match per Limoco, arriva l'errore di Fiorine, arriva il muro di Casalmaggiore che non vuole arrendersi e sta veramente facendo di tutto per resistere. 14-7, parziali 3-0. Vediamo se Limoco riuscirà a chiudere la partita. Ora non serve, ci pensa Casalmaggiore, palla in rete, 15-7, ed è Limoco Volley Conegliano a vincere la Palladium Cup 2013 dopo una grandissima finale 3-2. Veramente grandi applausi per Casalmaggiore, per queste due squadre, soprattutto per la Pomì Casalmaggiore, per ciò che ha fatto vedere in questi due giorni, per aver battuto le campionesse d'Italia della Rebecchi Nord Meccanica Piacenza e per aver venduto veramente cara la pelle questa sera contro le vice campionesse d'Italia del Moco Volley Conegliano, che vince la Palladium Cup 2013, seconda edizione. Si procederà
alle premiazioni il tempo di smontare appunto il campo, le ragazze che salutano e ringraziano i tifosi giunti dal Conegliano qui a Bassano. Non un viaggio lunghissimo, però comunque trattandosi di un amichevole, sempre bello vedere i propri tifosi a fare il tifo qui e a sostenere la squadra anche nelle partite amichevoli. Sicuramente comunque per quello che si è visto in questi due giorni, Conegliano che ha meritato il titolo, è il momento delle premiazioni. Dicevamo Conegliano che ha meritato il titolo. Allora, tutte le squadre presenti, si procede alle premiazioni. Viene premiata Francesca Piccinini per l'UGO Modena. Il piatto a Francesca Piccinini, quarta classificata, ma la UGO Modena, comunque una squadra in costruzione, molto molto giovane, potrà far bene, ha bisogno di crescere. È turno della terza classificata, si sale in qualche modo sul podio. Cristiana Barenzà a premiare la terza classificata. È la Rebecchi Nord Meccanica Piacenza, ecco il premio consegnato per la terza classificata. E si passa invece alle seconda, e appunto tocca al secondo. Intanto viene consegnato un piccolo presente anche per tutte le giocatrici. Adesso è il turno delle premiazioni per gli arbitri che si sono avvicendati appunto in questi giorni. Ricordo anche per gli arbitri. Adesso è il turno invece della seconda classificata, la grande sorpresa di questa palla di un cup. E giustamente si chiede un grande applauso per Omi Casalmaggiore, seconda classificata, riceve il premio Tina Lipiser. Appunto, ricordiamo, Omi Casalmaggiore è neopromossa in Serie A1. Adesso è il momento invece della premiazione degli allenatori. Quattro tecnici,
la premiazione per i quattro tecnici. Avete appunto tutti i tecnici, da Chiappafreddo a Gaspari, Beltrami e Caprara, rispettivamente. Appunto Chiappafreddo di Modena, vedete, Caprara di Piacenza, poi Gaspari di Conegliano e infine Beltrami di Casal Maggiore. Quattro tecnici che anche loro hanno permesso questo grande spettacolo a cui abbiamo potuto assistere in questi giorni. Ed è pronto la consegna del primo premio alle vincitrici della Palladium Cup 2013 di Moco Volley Conegliano, premiata la capitana Raffaella Calloni. Comunque grande felicità appunto per questa vittoria, pur essendo un quadrangolare delle amichevoli, un torneo amichevole. Gran vittoria per il Moco Volley Conegliano. E arriva il vicepresidente della Lega Pallavolo Serie A, Piero Gravellotto, e ringraziamo. E c'è il momento di premiare l'MVP, la miglior giocatrice della finale. Scelto ovviamente dei giornalisti accreditati, e il premio assegnato a Valentina Tirozzi, banda schiacciatrice del Moco Volley Conegliano. È su di lei è ricaduta la scelta dei giornalisti. Sicuramente se avesse vinto Casal Maggiore, il premio senza dubbio sarebbe andato a Valentina Zago. Era il momento delle foto di rito con il premio. E quindi noi possiamo salutarci su queste immagini con la festa appunto di Moco Volley Conegliano e la foto di gruppo di tutte le squadre. Finisce così quindi la seconda Palladium Cup con il Moco Volley Conegliano a trionfare 3-2 su Pomi Casal Maggiore, con parziali di 25-22, 24-26, 24-26, 25-23 e 15-7. Il saluto dal Palabrue da Nicolò Dalle Molle.
mission to take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting as we lose our... Take the field now, unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting as we lose our... Take the field now, unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting as we lose our... L'indipendenza paga! E Vicenza Più, col suo network di periodici cartacei e di quotidiani su web, lo dimostra sempre di più. Decine di migliaia di lettori e centinaia di migliaia di utenti, continuamente in crescita. Ora si preparano a vedere Vicenza Più TV. Sul canale digitale 193 di Sport Television, 4 ore quotidiane di sport, spettacoli, politica, economia e ovviamente informazioni. 4 ore tutte sulla vita locale di Vicenza, Bassano, Schio, Tiene e provincia. Tutte col bollino blu di Vicenza Più TV. Indipendente, sempre di più, sul canale 193.